Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Nuovo video decluttering. Perché non mi accontento delle palette di ombretti che ho declutterato e vi ho fatto vedere nel mio ultimo video, c'ho molti ombretti mono che vi devo far vedere. Sono anche troppi. Era una passione che avevo qualche tempo fa e che adesso per fortuna è venuta meno, ma devo liberarmi, ora prediligo le palette, però ora devo insomma liberarmi un po' di questo gran cancan che ho qui dentro, tra ombretti che ho comprato o che mi sono stati omaggiati dalle aziende. E adesso andiamo a vedere cosa tengo, cosa regalo e cosa butto. Pronti? Via! Partiamo con gli ombretti Kiko. Alcuni li ho acquistati come questi qui, alcuni mi sono stati omaggiati dall'azienda come questo qui o questo qui. Parto col dirvi, prima di farveli vedere, che trovo che gli ombretti Kiko siano abbastanza buoni, un buon rapporto qualità prezzo, prima di più perché prima costavano meno. Però se vi volete levare uno sfizio su un colore di cui non siete tanto convinti, tipo questo, però volete provare a vedere come vi trovate, che poi in realtà mi è piaciuto, sono una ottima chance. Allora, andiamo a vedere innanzitutto quelli che ho acquistato io. Questi qui, questo qui, questi sono tutti ombretti mono, questo è il numero 63 ed è un bel colore alla fine, satinato, è un verde lime con dei piccoli appena accennati riflessi oro, che alla fine mi è piaciuto tanto, ma che in realtà io non pensavo mai avrei comprato. Questo resta un gran bel colore ed io lo tengo. Altro acquisto fatto più o meno contemporaneamente che io ricordi è questo, anche lui dal finish satinato, oro ramato, eccolo qui, molto bello e particolare, eccolo. Sono molto setosi da applicare e molto pigmentati. Anche lui un gran bel colore e lo tengo. Lui è il color 102. Poi ho preso, quando avevo appena iniziato più o meno ad appassionarmi di più al make-up, questo color panna, più che panna quasi bianco sporco, opaco, che è il numero 167, e questo ne ho 741.000, lo regalerò a qualcuno che magari sta appena iniziando ad appassionarsi al make-up e ha più bisogno di me, di un colore del genere che io ritrovo in miliardi di palette. Allora, poi, sempre presa dalla follia, acquistai questi colori invece, si chiamavano questi Color Sphere Eyeshadow, mentre questi si chiamavano eyeshadow punto e basta, highly pigmented eyeshadow. Questi si chiamavano Color Sphere perché avevano questa cialda bombata, vedete, ed erano molto pearlescenti, molto shimmer, e questo è un bianco shimmerissimo, non particolarmente scrivente, si vede, sì, e questo lo regalo. Della stessa linea presi altri tre colori, sempre ragionando sul fatto che costavano pochino e quindi mi potevo levare lo spinno, come si dice dalle mie parti, il desiderio. Questa è una sorta di blu notte, molto molto shimmer. Non mi è mai piaciuta particolarmente la scrivenza di questo colore. È questo qui. Questo, vedete? È risultato sempre un po' polveroso e poco scrivente. Vedete? E quindi questo lo regaliamo. Della stessa linea, presi questo, è una sorta di teal, dalla cialda è un gran bel colore, ora applicato anche è meglio e meno polveroso dell'altro, vedete? Questo lo tengo, anche se non credo che sia un colore che uso spesso, ma quando lo uso questo genere di colori mi piace. Altro bel colore, sempre dei Color Sphere di Kiko, è stato questo qui, che è una sorta di verde, quasi tra il verde bosco e il verde smeraldo, sempre shimmerissimo, però la scrivenza è relativamente scarsa,
Eccolo qua, vedete, non è uniforme. E quindi questo lo regalerò. C'è anche da dire che sono colori che ho in casa da almeno 4 anni, per cui probabilmente la performance sta cominciando a farci lecca. Tornando, perché me l'ero dimenticato, ai normali, classici in cialda, questo anche lui dal finish satinato e mi è piaciuto sempre tantissimo, è il 136 e non gli ho reso l'omaggio che meritava. È una sorta di viola melanzana, molto pigmentato, molto bello, vedete? E questo lo tengo e mi riprometto assieme a lui questi due colori di rimetterli a giro, perché sono due colori che mi piacciono tantissimo. Completiamo con gli ombretti da me acquistati, da Kiko, e poi quelli che mi sono stati omaggiati. Questo qui era un colore di una linea che mi piaceva un sacco, che se ricordo bene si disse somigliassero a degli ombretti MAC. Questo era un bel viola lavanda, dalla scrivenza deliziosa, non so se mi spiego, vedete? Che mi piaceva molto prima come colore, però guardate che luce. Vedete che luce? Lo devo rimettere a giro, magari accoppiato con un marrone, perché prima erano colori che usavo più spesso, però è ottima qualità. Questi ombretti furono favolosi, ed era un'edizione limitata, Water Eye Shadow Sparkling Lilac. Presa, non so se Kiko li faccia ancora, ma se li fa sono ottimi davvero questi tipi di ombretti, che questa era un'edizione limitata, questa no. Presa dalla foga di quello, ho preso questo qua che è un top e che devo riprendere ad utilizzare, perché ve lo faccio vedere subito. Guardate che bel colore, somiglia vagamente, è un po' meno luminosa, a madreperla di Nabla, lo vedete? Questo qui. Bel colore, bella resa, ottimo rapporto qualità-prezzo. Andiamo poi agli ombretti che mi sono stati omaggiati dall'azienda. Questo è il dei Kiko, questo è lo 06 della collezione Smart Color Eye Shadow. Questo qui è un marrone opaco, scuro e piuttosto freddo. Ne ho tanti e quindi questo lo regalo. Questo è un altro colore della stessa tipologia di cialde, è del numero 12 però, ed è una sorta di rosa salmone, vedete? Questo qui proverò a rimetterlo a giro, perché hanno una bella pigmentazione e una bella luminosità, e sono satinati come finish. Per dei make up da tutti i giorni in 2 secondi fanno un bell'effetto. Poi mi sono stati inviati i Bright Duo Baked Eyeshadow 2, questi qua. Uno grigio chiaro e grigio scuro, e uno una sorta di top e marrone. Questi so già chi regalarli, perché la mia mamma adora questi colori. Grigio scuro e argento. Questo duo pratico da poter usare per creare uno smoky veloce. E questo lo regalerò alla mamma, perché il grigio non riesco ad usarlo su di me. E poi un altro con appunto questo top e questo marroncino. La scrivenza è abbastanza buona, però io ho tanti di questi colori, quindi anche questo lo regalerò. Infine mi sono stati omaggiati lo 04 e lo 09 degli Eye Pigmented Wet and Dry Shadow, quindi ombretti che si possono usare sia asciutti che bagnati, e sono dei colori appunto sempre sul top. Il primo, sabbia, questo è un bel colore, nelle mie corde, e lo utilizzerò e quindi me lo tengo. E questo qui invece, che è una sorta di marrone neutro freddo, medio scuro, vedete? E questo ne ho tanti, quindi lo regalerò, farò felice qualcuno. Ne ho tanti nelle varie palette che ho. Avevo dimenticato a mostrarvi quest'altro, sempre delle cialde mono, Kiko, sempre da me acquistato, che è una sorta di verde pino, verde bottiglia, indeciso, però non è un colore, forse lo posso utilizzare solo nell'angolo esterno per sfumare un make-up nei toni del verde oliva, ma boh, ci provo, al momento me lo tengo, ma è un colore troppo scuro secondo me. Solo per fare della tridimensionalità posso usarlo. Comunque, proviamo a tenerlo. Sephora, ombretti Sephora. Questa era una mini palettina comoda, che ho usato parecchio.
prima di diventare appassionata delle vere e proprie palette, che ha un insieme di colori piuttosto neutri, esatto, tra colori shimmer, vedete, come questi due, e anche questo, e anche questo, e questo è molto bello come tipologia di marrone. E poi mi sono finita le dita, un classico marrone opaco. Questa la tengo, me la rimetto in borsa e non si sa mai, per ogni evenienza. Sono risultate ottime queste palettine. Buon rapporto qualità-prezzo, molto compatte, 5 ombretti e uno smokey eye lo crei in 2 minuti. Quindi perché no, la tengo. Sempre di Sephora ho acquistato un ombretto mono, cui ho appena dato un'unghiazzata, per dei punti luce. Guardate qui quanto è luminoso, vedete? E guardate lo swatch. Questo è uno champagne ocra molto luminoso, che a me piace molto e che rimetterò in giro. Ombretti Shaka, questi mi sono stati omaggiati dall'azienda. Una accoppiata che mi piaceva molto erano gli ombretti duo e shadow, appunto questi qua piuttosto luminosi. Io non so se l'azienda li faccia ancora, ma sono dei duo molto interessanti per le tipologie di colore che propongono in accoppiata. Guardate questo teal assieme a questo oro, questa la regalo. Stessa tipologia di ombretto duo, e questo con un colore chiaro, un colore scuro, la tipologia di palettina piccola universale con cui puoi realizzare qualunque make-up e andare sul sicuro, dove c'è questo nocciola medio e questo, diciamo, panna appena iridescente per creare dei toni luce. Non male, però tanti di questi ombretti, quindi queste tipologie di colori, ecco, quindi questi li regalo. Come scrivenza discreta, meno inferiore a quella dei Kiko, però non male. Infine ho due cialde mono matte di Shaka, questa qui, che è per creare dei toni di transizione, ma la scrivenza di questi colori opachi non è particolarmente piacevole per me, sono piuttosto duri, quindi questi li regalerò a chi magari non ama dei colori particolarmente decisi sul make-up occhi. E quest'altra, appunto, ripeto, i colori matte devono scrivere. La scrivenza di questi ombretti non è eccelsa, quindi diciamo che gli ombretti matte non sempre scrivono bene. Questi scrivono, ma da 6, non di più. Quindi li regalo entrambi. Ombretti pupa, c'è stato un periodo dove ero parecchio patita. In particolar modo ho amato tantissimo, e questo lo tengo, già ve lo dico, questo colore qua, che era della collezione Vamp, ed è una specie di salmone molto luminoso, molto shimmer, molto scrivente. Eccolo, guardate che bello, e questo intendo rimetterlo a giro, guardate che bel colore. Tra l'altro questi sono ombretti cotti che possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati. Altro colore che io, perdonate se distrutto, era una collezione in edizione limitata, e però io amavo molto questo colore, quindi non me ne separo e proverò a utilizzarlo, non so come, era questo marrone terra bruciata, molto bello, cioccolato, bronzato, bellissimo, e questo me lo tengo, anche perché a chi lo dovrei regalare? Sempre di questa edizione limitata di Pupa, Luminis questo si chiamava, questo penso che o lo regalo o lo butto, perché ci ho provato a truccare mia figlia con i colori dei My Little Pony, ma io com'è che mi sono permessa di regalarmi un colore del genere? Non lo saprò mai, lo regalo. Altro colore che mi era piaciuto molto, ma quando ancora non sapevo quali colori mi stavano meglio, era questo rosa freddino con delle venature bronzo. Non è male, ma prediligo altre tipologie di colore ormai. Posso provare a tenerlo per provare, perché c'è un minimo di oro, no? In realtà il colore è molto bello. Vabbè, lo tengo, va? E provo ad utilizzarlo più spesso, perché di questi ombretti mi piaceva molto la luminosità. Ultima cialda che mi era tanto piaciuta di Pupa è questa qui, un duo con l'illuminante e l'ombretto. Era anche questa una collezione in edizione limitata, la Very Vintage Satin and Shine, quindi c'aveva un ombretto satinato, quindi questo proprio un color salmone, e lo shine era molto shine, non so se riuscite a vedere,
però era una bella accoppiata. Lo tengo perché mi piace l'accoppiata dei colori. Laura Mercier, omaggiatimi in occasione di due sedute presso il punto vendita La Rinascente di scuola di trucco, diciamo. Il primo è questo qui, che ha un gran bel colore, è molto pigmentato, molto scrivente, molto luminoso, e quindi questo lo tengo, vedete, per creare dei bei punti luce. E poi quest'altro ombretto, che si chiama, quello si chiamava, ve lo dico subito, Pearl Fantasy. Questo si chiama Shimmer Plum, soltanto che però questo è un ombretto che penso che regalerò, perché lo vedete, scrivo, è strano, ma non scrive, è un ammasso di glitter. Questo lo regalerò. Finita la serie di brand, andiamo adesso agli ombretti mono che ho singoli. Questo è di Labo e mi è stato omaggiato dall'azienda per testarlo. È una accoppiata di colori non male, solo che a me non sta bene. Una sorta di lavanda con una sorta di viola, non sono colori che mi stanno bene, è un'ottima palette, un'ottima scrivenza, i colori sono opachi o appena luminosi, la regalerò. Colore di Basic Beauty, preso all'inizio della mia passione per gli ombretti, tre tipologie di viola, 1, 2, questo non si pesca quasi mai, e 3. Guardate che belli, soprattutto il centrale è favoloso, soltanto che diciamo che come si fa a pescarlo non si sa. È una tipologia di colori che mi piace, quindi questa qui la tengo. C'è la singola Nabla, e questa è Christine, che ho usato tanto come illuminante. Ha un piccolo difetto, che tende a creare una patina, per cui devi insistere molto, forse è il grasso delle dita, non ve lo so dire. Io in alcuni casi l'ho usato come illuminante, quindi ho intinto direttamente con le dita, non buono, perché si crea questa patinina che poi fa diventare difficile prelevare il prodotto. Adesso va di nuovo meglio, eccolo qui Christine, molto luminoso, molto bello, l'ho usato come punti luce all'angolo interno dell'occhio, e questo lo tengo oltre che come illuminante. Un ombretto di cui mi sono innamorata è di Milani e si chiama Bella Bronze, il numero 24, è un color terra bruciata, simile a quello Pupa che ho massacrato, però questa è una tonalità più calda, vedete, di marrone, e guardate che favola, e questo mi piace molto, l'ho preso apposta e lo tengo. Ottimi ombretti questi di Milani. Infine andiamo a quattro piccole mini palette in mio possesso, che non ne compro più perché preferisco le palette più complete. Questa lo comprai quando non ero nemmeno una blogger, cioè, quindi è dannatissima, non me ne riesco a separare. Dior, ho super bucato le altre due cialde, questi due comunque, nonostante gli anni passati, restano ancora dei bei colori, la tengo giusto perché per affezione, spero di finirla. Bella Pierre mi ha inviato questa palettina di colori nei toni del viola, che però non amo, cioè è la buona qualità delle polveri, buona non ottima, troppa iridescenza, troppi colori freddi, questo era il regalo. I Dumirals, palettina ricevuta in omaggio da testare, non male, colori però per me troppo indecisi e tonalità che non amo, quindi le regalo. La palette non è male, non è eccezionale, ma non è male. Il brand è ottimo, adoro il suo fondotinta in polvere, mille volte meglio di quelli neve. New York Prince soprattutto. Attimo di follia, ho comprato questo duo Yves Saint Laurent tanto tempo fa. La palettina è molto bella, ma i colori a me non stanno, quindi la regalerò facendo felice qualche amica o la mamma. Ebbene, questo è il risultato del nostro decluttering ombretti mono. Tutti questi prodotti andranno in nuove manine che spero gli possano rendere più giustizia. Diciamo che la poco meno della metà dei prodotti li regalerò. E il resto li tengo, e soprattutto avere riscoperto ombretti come questi due di Kiko o come questo di Pupa, che era segregato in un angolo in casa, o anche questo Sephora, che è un gran bel color champagne, mi ha fatto piacere, li rimetterò a giro in modo tale che ho intenzione di utilizzarli più spesso. E questo è quanto, bimbi belli e bimbe belle, spero che questo altro video decluttering vi sia piaciuto, se così spolliciate in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccando sull'iconcina da qualche parte qui in fondo, e poi attivate le notifiche cliccando sulla campanellina, e noi ci rivediamo presto, alla prossima, un bacio grande, ciao ciao!